partita sicuramente difficile, avere davanti delle avversarie di caricatura, se possiamo dire, nazionale e internazionale anche. Cosa c'è di buono in questo match che si può trarre per le prossime partite? Allora, sapevamo di giocare contro una squadra molto solida, fisicamente molto più forte di noi perché erano tutte grosse, infatti abbiamo un po' subito sul canestro i loro rimbalzi e la loro prestanza fisica, però da questa partita possiamo trarre la voglia che ci abbiamo messo e non abbiamo mai mollato fino al punto. Quindi la grinta, poi alcune cose che abbiamo preparato in settimana, abbiamo voluto provare a fare, quindi traiamo quel poco che c'è di buono da questa sconfitta. Ora, nelle prossime partite, insomma, potete avere avversari molto più abbordabili sotto questo punto di vista. Allora, quale sarà il punto chiave per i prossimi match, per andare avanti e fare più punti possibili? Sicuramente le prossime partite sono partite da dover vincere a tutti i costi, perché abbiamo bisogno di punti in classifica e quindi il punto chiave sarà, oltre la voglia di vincere, anche la solidità di scelte tecniche sia in difesa che in attacco. Perfetto, grazie, era detto alla vigilia. E nonostante ciò, comunque, le ragazze sembravano aver giocato una buona partita, poi alla fine hanno dovuto cedere alle avversarie. Cosa c'è di buono di questa partita che si può trarre per le successive giornate? No, sicuramente il fatto che abbiamo ottenuto abbastanza per alcuni tratti della partita, siamo riusciti anche a fare determinate cose in difesa, le abbiamo arginate dopo un primo quarto che è stato pessimo da questo punto di vista. Dopo siamo riusciti abbastanza ad arginarle, il secondo quarto è finito pari, ovviamente dopo che hanno preso un discreto vantaggio hanno mollato un attimino, ovviamente di fuori abbiamo una squadra di collega e noi sappiamo da quale settimana veniamo e quindi ci manca un po' di intensità, un po' di agonismo di 5 contro 5 vero. E quindi la cosa positiva è quella che per pochi tratti della partita siamo riusciti a stare nella partita. È chiaro che se voglia gioca al 100% e noi nelle condizioni in cui siamo commettiamo anche degli errori che potremmo anche evitare nonostante il momento, allora potremmo anche fare qualcosa di più. Sicuramente di positivo c'è il rientro di Rosa, che ha dato anche il suo contributo, capito, che veniva anche, ha fatto un allenamento con noi. Speriamo adesso nel proseguio, nei prossimi giorni, di recuperare anche qualcun'altra, perché ovviamente almeno arginiamo questa emorragia di rotazioni corte, perché poi chiedere sempre le stesse cose a Romeo, Calù, Egle e compagnia è veramente dura. Nel lungo periodo cominceranno ad accusare anche loro un'eccessiva stanchezza, quindi questo sicuramente dobbiamo provare a recuperare questo giocatore. Perfetto, grazie.